e qualcuno mi ha detto questo, parlando veramente ai giovani, ma a tutti, diceva, e parlando appunto del problema della conoscenza dell'uomo. Un uomo dice, vuole essere un artista, uno che racconta la storia col cinema, con la scrittura, con la pittura, eccetera. È chiaro che deve fare, basarsi su tutti gli incontri umani che ha fatto. Da qui veramente la sua esperienza, da quei rapporti nasce veramente quel luce. Però se, anche se uno vive a lungo, arriva come arriva pensando come il nostro grande portoghese regista che si rivela, però comunque sia non ha conosciuto abbastanza, ma non ha conosciuto quanto sarebbe bello conoscere. Non è vero, perché non è possibile che un uomo possa. E invece, dice sempre questo personaggio, come dirò chi è, e invece questa non è vero che c'è questa limitazione, perché voi, ognuno di noi, ha conosciuto non solo le persone con cui è stato in contatto, ma ha conosciuto quei personaggi che dalle pagine della letteratura, che dai palcoscenici del melodramma, eccetera, noi amiamo perché Anna Calenda, io la conosco più, quindi la signora che sarà a me, perché veramente Giovanni lo conosco, perché cioè l'arte è arte quando riesce a far sì che i suoi personaggi non siano delle figurazioni, degli esseri di carne ed ossa, e se tu hai conosciuto quei personaggi, li hai amati, tu puoi dire di avere conosciuto Anna Karenina. Io potrei dire a Anna Karenina, buongiorno, come stai? E questo pensi era, sono scandaloso, era Mao Zedong. Mao Zedong scrive in un saggio, spero poi in moda, ma io questa cosa la trovo meravigliosa, perché è vera e per noi vale veramente il rapporto con certi personaggi che appartengono ad altri, per noi sono più veri di tante persone che sappiamo di loro tutto. E per finire, e torno ancora una volta in Russia, questo è tragico e bello, ma sapete quando in grado veramente non c'erano più i pezzi di sparare, era veramente le ultime, e questi che erano lì a smettere ancora, sapete cosa gli davano i comandanti? Per lui c'era una missione a far via l'ultimo colpo, allora questo colpo grande cavella, questo colpo, e loro risultato, boh, questo colpo per Giovanna, boh, questo colpo per Raskolnikov. Vi rendete conto la bellezza? Questi personaggi hanno veramente aiutato quel popolo a vincere.